Ben ritrovati con l'informazione di Milano Pavia News, edizione che apriamo con due importanti notizie di cronaca contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. La prima, andiamo con ordine: importavano cocaina per l'andrangheta, 15 le persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Pavia. Il laboratorio era all'interno di un'autofficina, ma un'operazione che riguarda non solo la provincia di Pavia ma anche quella di Milano. I dettagli nel servizio. Per sfuggire ai controlli antidroga, nascondevano la cocaina nelle copertine di libri e riviste, oppure inserendola attraverso particolari procedimenti chimici nei rivestimenti delle valigie. La Guardia di Finanza ha smantellato un'organizzazione internazionale di narcotrafficanti legata all'andrangheta. Sono 15 gli arresti, di cui 11 in carcere e 4 ai domiciliari, eseguiti dai finanzieri di Pavia, con la collaborazione del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata. La banda era composta da 8 peruviani e 7 italiani. L'operazione Mixtus è l'esito di un'indagine durata 2 anni che ha portato complessivamente al sequestro di oltre 50 kg di cocaina grazie a una costante azione investigativa che si è sviluppata anche attraverso la cooperazione internazionale con le unità antidroga del Perù. Il gruppo estraeva la cocaina in alcuni laboratori clandestini. Uno di questi era stato scoperto grazie a un blitz nel 2019 in un'autofficina dell'Interland milanese. In quell'occasione i finanzieri avevano scoperto e arrestato in flagranza di reato un membro italiano dell'organizzazione che per spostarsi utilizzava l'ambulanza che guidava come volontario per conto di una onlus completamente estranea ai fatti. La droga partiva dal Perù, transitava per la Spagna e poi arrivava in Italia, dove veniva spedita alle cosche di 'Ndrangheta della Lombardia e della Calabria, grazie ad alcuni intermediari, anche loro tratti in arresto. Durante l'attività investigativa, i finanzieri pavesi hanno fatto scattare diversi sequestri di cocaina negli aeroporti milanesi, per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. Al momento, 5 membri della banda, tra quelli colpiti dall'ordinanza di custodia cautelare, avrebbero lasciato il territorio nazionale e sono ricercati dalle forze dell'ordine. Dalle indagini della Guardia di Finanza è anche emerso che alcuni degli arrestati avevano addirittura richiesto e percepito negli ultimi mesi il reddito di cittadinanza. Una seconda operazione contro il traffico di droga è stata condotta invece dalla Polizia di Stato, è proprio notizia dell'ultima ora. Allora, per tutti i dettagli andiamo a collegarci con Paolo Barni. Paolo, a te la linea. Sì, buongiorno. Un'operazione antidroga anche da parte della Questura di Pavia, in particolare dalla squadra mobile che ha arrestato un grossista della droga. Tra l'altro si tratta di un insospettabile, un ragazzo di soli 24 anni, incensurato ufficialmente residente a Sommo, in realtà aveva anche una casa a Pavia e da lì si snodava questa sua attività illecita di traffico di droga. Dicevamo che era un grossista, quindi riforniva i vari pusher sia sulla piazza di Pavia città che in generale sull'intera provincia di Pavia. E gli agenti della squadra mobile lo stavano seguendo da un po' e lo hanno fermato proprio ieri a Pavia all'altezza di via Golgi. Le indagini hanno permesso, come potete vedere dall'immagine che è stata appunto diffusa dalla stessa questura, di sequestrare oltre 20 kg di droga, in particolare marijuana e hashish. Stiamo parlando di stupefacente, quello che appunto vedete su quella scrivania, per un controvalore complessivo di 150.000 euro. Queste le prime informazioni che giungono appunto dalla questura di Pavia, dove la conferenza stampa delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria sta terminando proprio in questi istanti, quindi per maggiori dettagli vi rimandiamo all'edizione di questa sera. Comunque un'importante operazione, era sicuramente uno dei maggiori grossisti della droga per quanto riguarda la provincia di Pavia. Grazie Paolo, chiudiamo per il momento la pagina della cronaca con queste due importanti notizie della mattinata, la pagina dell'emergenza sanitaria. Facciamo un passo indietro: ieri la ripartenza per bar e ristoranti solo all'esterno, una ripartenza segnata dal maltempo che non sembra voler abbandonare la Lombardia. Allora vediamo la situazione a Milano.
L'attesa finalmente finita. Al via la zona gialla in Lombardia e da lunedì 26 aprile i milanesi tornano a mangiare nei ristoranti sia a pranzo che a cena, a patto che si mangi all'esterno. Queste le nuove regole che contraddistinguono questo nuovo ingresso in zona gialla rafforzata, che vede però ancora in vigore il coprifuoco delle 22. E così i navigli di Milano si svegliano più speranzosi e pronti per accogliere nei loro tavolini esterni i clienti che per mesi hanno sognato di poter gustare un piatto del proprio ristorante preferito serviti al proprio posto. Cosa si prova ad essere di nuovo seduto ad un tavolino a mangiare fuori? Tanta libertà, essere liberi di poter riuscire a mangiare all'aria aperta, anche se purtroppo oggi fa freddo, però forse iniziamo a essere un po' più liberi di uscire da questo Covid. Le era mancato tutto ciò? Tantissimo, tantissimo, e spero vivamente che sia nella ristorazione che nella musica, perché sono musicista e spero quindi che nella musica si riprenda a rivivere e che qualcuno che ci comandi riesca a capire come la difficoltà nostra. Cosa ho ordinato oggi così? Sono in dieta, quindi soltanto pasta al pomodoro, purtroppo sono in dieta ferrea. Finalmente, mancava sedersi al ristorante. Certo, oggi Milano non regala gioie con questo clima, però non demordete. Esatto, meglio di niente. Lo desideravate da tanto? Sì, da troppo tempo. La gioia si nota anche nel volto degli addetti ai lavori, che non si fanno scoraggiare dalle temperature in calo e dal cielo grigio. Piuttosto, sperano che sia la volta buona che si ritorni a lavorare una volta e per sempre. Beh, finalmente torniamo a fare quello che più ci piace, no? Fino adesso comunque abbiamo dovuto improvvisarci, fare magari dei cocktail o fare il take away, che non è il nostro mestiere. Tornare a servire al tavolo e fare il nostro lavoro, non c'è piacere più grande di questo. La giornata non ci aiuta, però comunque già stare nella nostra cucina e cominciare a preparare e far assaggiare i nostri piatti ci fa assolutamente piacere. Speriamo che sia un ritorno alla normalità, no? Magari, ci auguriamo solo questo, perché di stare a casa non se ne può più, diciamo. Dai. Zona gialla è fatta ovviamente di ripartenza, ma anche ancora di attenzione al tema dei contagi. È così per esempio l'ospedale Fornaroli di Magenta, dove andiamo a collegarci. Per noi c'è Stefano Galimberti con un ospite. Stefano, giuste le ripartenze, le riaperture, ma attenzione come predicano proprio dall'ospedale ai contagi. Esatto Mario, proprio quello che dicono i medici dell'ospedale Fornaroli di Magenta. Siamo qui con la dottoressa Alessandra Grittini, che è il vice primario dei reparti di medicina interna di Magenta appunto, e dell'ospedale di Abbiategrasso anche. E a Magenta ancora ieri ci sono stati 6 ricoveri per Covid, quindi i dati, come spiegava prima la dottoressa, si è nel mezzo di un appiattimento della curva, ma una curva che non sta ancora andando a zero, dottoressa, è così? Quindi cosa ci si deve aspettare da questa zona gialla e in particolare se la terza ondata a quanto pare non è, diciamo, finita? Certo, buongiorno. Sì, purtroppo la terza ondata non è assolutamente finita, la curva è piatta da settimane. In queste settimane abbiamo più volte tentato, ci siamo anche avvicinati molto alla speranza di chiudere uno dei 3 reparti Covid, distribuendo i pazienti che sarebbero rimasti da ricoverare negli altri 2 reparti, ma non ci siamo riusciti. Ieri ci abbiamo veramente sperato, ma poi 6 ricoveri ci hanno impedito di fare questo passaggio. È un elastico che dura ormai da settimane, il che significa che davvero la curva è piatta. Siamo un po' in stallo. I pazienti rimangono, ci sono tantissimi caschi CPAP, non è solo il numero, è anche la qualità, l'intensità delle cure prestate. Abbiamo una 40 di caschi in questo momento in questo ospedale, perché i pazienti hanno problematiche serie e per questo vuol dire che la cura è lunga? Cioè, vuol dire che la cura è lunga, soprattutto in questa terza ondata i pazienti sono più giovani, più tenaci, per fortuna la mortalità si è ridotta e la degenza si è allungata e siamo proprio in stallo. Noi ovviamente temiamo la riapertura, perché la mitigazione del colore ha già dimostrato la regione gialla di portare purtroppo a un aumento dopo una decina, quindicina di giorni del numero di contagi. Speriamo che ciò non accada. Saremmo tutti molto più sereni se la campagna vaccinale fosse a un punto più fortunato. Purtroppo sappiamo che la seconda dose l'ha ricevuta il 10% della popolazione e la prima dose circa il 20%, per cui il famoso 70% che ci consentirebbe veramente di essere sereni
se si continuasse con questo ritmo lo raggiungeremo fra 6 mesi e 2 giorni, pare, quindi a novembre e non ad agosto come ci si auspicava. E quindi sì, la terza ondata è un'ondata lunga ed è assolutamente ancora in corso. Proprio dei vaccini parleremo nel prossimo collegamento, Mario, proprio da come parlava appunto la dottoressa Grettini, servirebbe arrivare al 70%, mentre in questo momento in Italia siamo al 20%. Vaccini di cui iniziamo a parlare con il prossimo servizio, rimanendo nella zona del Magentino, perché Abbiategrasso diventa riferimento come hub vaccinale proprio dell'Abbiatense Magentino e per i cittadini che fanno riferimento alla SST dell'Ovest Milanese. Dopo la fase di avvio della campagna vaccinale anti-Covid, che ha visto Magenta in prima fila nella somministrazione delle dosi, l'inizio delle vaccinazioni di massa porta con sé il trasferimento alla fiera di Abbiategrasso del ruolo di hub di riferimento per il magentino abbiatense. Dopo la positiva esperienza delle vaccinazioni anti-influenzali dello scorso autunno, Regione Lombardia e ATS hanno fatto di Abbiategrasso il polo dove verranno vaccinati la stragrande maggioranza dei cittadini che fanno capo alla SST Ovest Milanese. E in giornate come quelle di questo weekend, in fiera, si arriva a superare la quota dei 1000 vaccinati al giorno. Pensiamo di aver messo a disposizione una logistica importante e probabilmente anche per questo Abbiategrasso è stato scelto come uno dei centri hub vaccinali di riferimento. È un impegno importante sia per l'amministrazione e dobbiamo però ringraziare tutto il personale medico ospedaliero, tutto il volontariato impegnato veramente in maniera encomiabile dalla mattina alla sera, e pensiamo che questo sia un contributo importante che la nostra comunità sta dando affinché questa terribile pandemia, attraverso le vaccinazioni, e speriamo che tutto proceda rapidamente, il più rapidamente possibile, si possa attraverso questo strumento arrivare a chiudere definitivamente un periodo così travagliato che questa pandemia ha veramente portato così, che ha messo tutti allo scoperto. Oggi stiamo facendo il richiamo della giornata di vaccinazione per gli over 80 che era stata fatta al 3 di aprile, quindi giorno prima di Pasqua, e quindi stamattina abbiamo tutti i richiami. I richiami sono 400, più o meno 430 persone. Dalle 2 del pomeriggio, quindi appena finita quest'ondata, invece cominciano i vaccini che dalle persone dai 60 ai 79 sostanzialmente, che si sono prenotati tramite il portale delle poste italiane. Quindi diciamo che in giornate come queste si viaggia attorno per ora alle più o meno, diciamo, 900-1000 vaccinazioni al giorno. E di vaccini, come anticipato poco fa da Stefano Galimberti, è tornato a parlare il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana di vaccinazioni ma anche di coprifuoco. Stefano, cosa ha detto il presidente questa mattina? Beh Mario, proprio questi due temi in cui il presidente Fontana ha parlato questa mattina in un'intervista radiofonica. Partiamo ovviamente dai vaccini, quello più importante, cioè la questione fondamentale è che fino al 19 maggio il 90% delle dosi di vaccino somministrate sarà a Pfizer. Questo si collega anche alla sospensione di AstraZeneca in Lombardia negli scorsi giorni, proprio perché mancavano le dosi, e quindi le dosi disponibili del vaccino AstraZeneca viene utilizzato soltanto per fare la seconda dose, quindi il richiamo a chi ha già ricevuto la prima. E in particolare poi Fontana ha detto anche quali sono i numeri attuali di vaccinazioni in Lombardia, dove sono stati inaugurati a cavallo del ponte del 25 aprile proprio due hub molto importanti. E già ieri in Lombardia sono stati vaccinati 80.000 persone. L'obiettivo con questi due hub e con l'arrivo di nuove dosi è di superare tranquillamente, ha detto testualmente il presidente Fontana, le 100.000 al giorno. Il commissario Figliuolo, il generale Figliuolo, ha fatto poi sapere che in Italia in generale nei prossimi giorni sono attese, da qui all'inizio di maggio, al 5 maggio, 4 milioni di dosi
divise in quelli che sono i quattro vaccini disponibili. Per quanto riguarda il coprifuoco, poi Fontana ha fatto un discorso più ampio che coinvolge sia i ristoratori ma anche i singoli cittadini, in particolare i giovani, cioè Fontana ha rimarcato come ci fosse un accordo politico tra tutte appunto le forze politiche per iniziare a spostare il coprifuoco alle 23, il tema insomma che ha tenuto molto banco anche nei telegiornali in questi giorni, il coprifuoco che dovrebbe durare così com'è fino a luglio. Per Fontana ha ribadito il concetto di gradualità, che non si può pensare di aspettare a luglio per toglierlo totalmente, ma bisogna iniziare con una gradualità e quindi magari spostarlo dalle 22 alle 23, sia per dare maggior respiro ai ristoratori che potranno riaprire la sera all'aperto, ma anche poi per i cittadini, perché in modo anche molto diciamo onesto Fontana ha detto che mantenere un coprifuoco nella bella stagione alle 22 è in qualche modo un incentivo alle persone per provare a violarlo, che ovviamente è qualcosa che il presidente della regione Lombardia non si augura. Grazie Stefano. Sì, quello del coprifuoco è un tema che ovviamente fa discutere e di cui parleremo anche nei prossimi giorni. Noi torniamo da Paolo Barni, lasciamo per il momento l'emergenza sanitaria, ma c'è anche l'emergenza lavorativa in primo piano, in particolare quella della Fiscatec, azienda storica vigevanese, ormai in crisi da diversi anni. Paolo, so che questa mattina era convocato un importante incontro con i sindacati che dovrebbe terminare proprio a minuti. Sono attesi degli sviluppi? Sì, ci troviamo proprio a pochi passi dalla sede di Assolombarda di Vigevano, dove è in corso questo incontro riguardante la Fiscatec. Non è ancora uscito nessuno, quindi deduciamo che l'incontro non è ancora finito. Torniamo a parlare di questa vicenda che seguiamo ormai da anni, questa storica azienda vigevanese in difficoltà. Ricordiamo che quest'ultima fase dell'emergenza era stata riportata all'attenzione dei media, dai sindacati qualche settimana fa, quando da una parte era stato annunciato la proroga della cassa integrazione Covid fino al 1° di giugno, ma poi c'erano altri segnali, ad esempio che questa cassa integrazione stavolta non avrebbe interessato soltanto gli operai, ma in maniera importante anche gli amministrativi, e che soprattutto l'azienda non aveva più la possibilità di anticipare ai lavoratori i soldi della cassa integrazione, che quindi devono aspettare l'INPS oppure in alternativa avere degli anticipi sul TFR o sulla tredicesima. Quello che chiedono i sindacati è un piano industriale, capire che cosa si vuole fare per il rilancio di questa azienda, che comunque negli ultimi anni aveva anche proposto delle tecnologie innovative. Siamo nel settore della gomma chimica. Piano industriale appunto chiesto fortemente dai sindacati, soprattutto dopo che era arrivata la notizia che il bilancio 2020 si era chiuso in perdita, ed è il decimo anno consecutivo che il bilancio si chiude in perdita per i soci. C'è sempre maggiore difficoltà a poter coprire queste perdite. La forza lavoro, in questi ormai 10 anni che seguiamo la vertenza della Fiscatec, che si è progressivamente sempre più diminuita, sono stati disdetti tutti gli accordi sindacali, quindi i sindacati dicono i lavoratori già hanno pagato tanto, ora vogliamo sapere che cosa ci aspetta il futuro. Naturalmente vi proporremo le interviste ai sindacalisti non appena terminerà questo importante incontro nelle edizioni di questa sera. Grazie Paolo, noi torniamo brevemente sui temi dell'emergenza ma anche delle ripartenze. Come saprete ormai ultimi a riaprire saranno i gestori delle palestre, ma in provincia di Pavia non solo, c'è chi si è ingegnato per lavorare fin da subito, vediamo. Chiuse dallo scorso 24 ottobre, le palestre italiane dovranno attendere ancora per riaprire, con ulteriori gravi ripercussioni sui bilanci fino al 1° di giugno. Questa regola tuttavia non vale per chi riesce ad organizzare i propri allenamenti all'aperto, e con il passaggio in zona gialla a partire da lunedì 26 aprile alcune strutture hanno potuto riaprire dopo un anno a dir poco drammatico sotto il profilo economico, per esempio allestendo tenso strutture attrezzate all'esterno dei centri veri e propri. Siamo stati a Torricella Verzano
utilizzate inoltre po' in occasione di questa ripresa anticipata che al momento è stata possibile soltanto per pochissime palestre. L'investimento per la tensostruttura infatti non basta, servono anche i permessi e lo spazio per installarla, oltre al lavorio quotidiano per ricoverare le attrezzature più costose, per evitare di lasciarle incustodite nella notte alla mercé di possibili malintenzionati. È stato un tempo lunghissimo, direi, è dal 24 di ottobre che siamo totalmente chiusi, e per poter riaprire in sicurezza sempre e anticipare un pochettino i tempi che sarebbero il primo di giugno, abbiamo pensato di fare questa tensostruttura, per cui una palestra all'aperto che ci permette di lavorare con i nostri clienti e con clienti che possono richiedere questo servizio. Voi a Pavia non avevate questa disponibilità a differenza di Torricella, quindi anche questo insomma è un investimento che anche volendo non tutti possono fare. No, esattamente, per due aspetti come dicevi ben tu, sicuramente dal punto di vista logistico, per cui gli spazi, infatti a Pavia noi non riusciamo a fare questo, e l'aspetto economico. Oggi c'è una grande felicità per aver potuto tornare, essere tornati a lavorare dopo tanto tempo. Stiamo lavorando con un cliente che diciamo ha bisogno di un riadattamento perché è rimasta ferma in questi mesi di chiusura e quindi partiamo da lì. Qualche consiglio per chi deve rimettersi in forma ed è stato inattivo magari per molto tempo? Sì, diciamo partire con gradualità sicuramente, non ripartire magari come si erano fermati prima. Chiedo anche a lei come va questa prima giornata di ritorno. Molto bene, sono molto contenta di poter tornare a fare allenamento, ne sentivo davvero il bisogno, anche perché non ero riuscita a farlo online, un po' per mancanza di attrezzi a casa, un po' per tempo, e sicuramente tornare in presenza è un più. Voltiamo pagina, Milano tiene banco anche la prossima tornata elettorale con grandi manovre in corso, sindaco Beppe Sala che non chiude al Movimento 5 Stelle in vista di un ipotetico ballottaggio, intanto il segretario della Lega Salvini incontra Albertini, il punto nel servizio. È troppo presto ed è prematuro. Non è un no secco quello che il sindaco Giuseppe Sala ha indirizzato al Movimento 5 Stelle in caso di ballottaggio alle elezioni comunali del prossimo autunno. Manca moltissimo tempo, quindi questi sono discorsi che oggi non si possono fare. Rimane il fatto che con Buffagni poi sottolineiamo elementi di convergenza e di interesse comune. Per esempio sulla questione ambientale e dell'equità sociale, su cui ci sentiamo molto allineati, però mi sembra molto molto prematuro parlare oggi di ballottaggi. Il tema dell'apparentamento tra centrosinistra e Movimento 5 Stelle ha tenuto banco nelle ultime settimane, anche se il chiacchiericcio era incentrato addirittura su un'alleanza già al primo turno, ipotesi su cui però l'ex vice ministro pentastellato Stefano Buffagni ha messo di fatto una pietra tombale, dichiarando che il Movimento 5 Stelle si presenterà da solo all'appuntamento di ottobre, una scelta che lo stesso Sala reputa opportuna. Mi sembra giusto, alla fine sono stati all'opposizione in questi anni, anche critica, è giusto che portino avanti la loro proposta. Nel frattempo qualcosa si muove anche sul fronte del centrodestra. Il segretario della Lega Matteo Salvini ha incontrato per un caffè il possibile candidato sindaco Gabriele Albertini, un incontro positivo secondo il leader del Carroccio in cui si è parlato di futuro. Milano, ha aggiunto, ha bisogno di concretezza e Albertini sarebbe una garanzia da questo punto di vista. Il diretto interessato ha replicato che i partiti del centrodestra dovranno mettersi d'accordo tra di loro. Poi, ha concluso, dovrò essere io a mettermi d'accordo con me stesso, devo capire se proprio lo voglio fare per poi parlare con la mia famiglia. La decisione, ha aggiunto infine Salvini, arriverà entro metà maggio. Ci spostiamo a Pavia, dove il comune ha annunciato la sperimentazione della raccolta differenziata nelle ore notturne. Vediamo cosa cambierà nei prossimi giorni. Una piccola rivoluzione per la città, così come l'ha definita lo stesso sindaco Fracassi. Dal 3 maggio a Pavia sarà attivata la raccolta notturna della differenziata. Comune e ASM hanno fatto sapere che il sistema verrà modificato per il momento solo nei quartieri periferici e quindi non in centro storico e in Borgo Ticino. I giorni di raccolta previsti dall'attuale calendario resteranno invariati, ma cambieranno gli orari. Dalla prossima settimana i contenitori andranno esposti dopo le 18 ed entro le 22 e ritirati dopo lo svuotamento entro le 9 del mattino. L'introduzione della modalità di
di raccolta notturna avverrà progressivamente e i cittadini stanno già ricevendo delle comunicazioni a domicilio con una presentazione del nuovo servizio. Abbiamo messo il decoro urbano in cima all'agenda dell'amministrazione e questa ne è un'ulteriore dimostrazione, ha commentato sindaco Fracassi. La raccolta notturna migliorerà la città dal punto di vista estetico e alleggerirà il traffico. L'introduzione progressiva della raccolta notturna dei rifiuti, ha aggiunto il presidente di ASM Pavia Manuele Leboro, a seconda la preferenza degli utenti all'esposizione serale e rappresenta per ASM un ulteriore significativo passo verso la riappropriazione della gestione diretta dei servizi essenziali per la città. Per ogni esigenza, comunque, i cittadini potranno rivolgersi ad ASM chiamando il centralino o tramite il form presente sul sito internet dell'azienda. Andiamo sul web adesso per le ultime notizie ancora legate all'emergenza sanitaria. L'annuncio di Guido Bertolaso dalle pagine del Corriere della Sera di Milano. Bertolaso lascia la Lombardia, missione vaccini compiuta, non servo più, torno a casa. Dopo oltre 3 mesi il consulente speciale della regione non sente più necessaria la sua presenza a Milano, a inizio maggio, si ricorda nell'articolo, si raggiungerà una capacità di circa 100.000 somministrazioni al giorno. E questa è anche la nostra ultima notizia. Vi ricordo i prossimi appuntamenti alle 17 a Tu per Tu, a seguire alle 18 Linea Attualità e poi, come di consueto, le edizioni dei nostri telegiornali.